Una prima giornata di ritorno entusiasmante per il Sulmona Rugby che vince in casa contro il Tortoreto per 47-19. È stato un primo tempo molto combattuto con gli ospiti che dopo i primi 20 minuti sono riusciti a conquistare una meta sulla fascia portandosi avanti nel punteggio. Immediata la reazione dei padroni di casa con la realizzazione di 6 punti grazie a 2 calci di punizione realizzati da Pierfrancesco Arquilla e altri 7 con una meta di Luca Iannamorelli. I Gufetti, dopo un inizio un po' altalenante, concludono il primo tempo in vantaggio. Il Sulmona riapre nella ripresa con 2 mete del centro Alessio Di Buccio e dell'ala Marco Puccini. Il Tortoreto, grazie a forze fresche, riesce ad aumentare il ritmo di gioco e a conquistare 2 mete diminuendo la distanza del punteggio e rientrando in partita. Sul finire del secondo tempo, i sulmonesi chiudono i conti con ulteriori 17 punti in virtù di una punizione trasformata da Arquilla e di altre 2 mete di Di Buccio. Il Sulmona Rugby riscatta la sconfitta dell'andata dimostrando di saper gestire la partita con un gioco semplice e fluido che ha messo in pratica il lavoro svolto in allenamento. Finalmente abbiamo visto un Sulmona che ha reagito e ha iniziato a combattere dopo le prime 2 sconfitte, dopo la vittoria all'Aquila che ci è servita per riprendere coraggio. Oggi abbiamo fatto una bella partita, sin dall'inizio abbiamo cercato di giocare un buon gioco, abbiamo dato sostegno e ritmo al gioco sia nostro che avversario, quindi siamo riusciti sia a difendere che ad attaccare. Siamo venuti questo consapevoli di incontrare una squadra forte che era determinata per vincere perché avevano l'obbligatorietà della vittoria per una questione di classifica. Abbiamo avuto diverse problematiche di numeri sulla formazione, abbiamo schierato l'Under 18 fortunatamente, i ragazzi del Sulmona ci hanno creduto di più nella vittoria, i nostri un po' meno, e complimenti ai ragazzi per aver portato a casa il risultato, per loro molto utile per la classifica. 44, 45, 46, 47! I ragazzi di Mauro Ranalli adesso si auspicano di mantenere lo stesso ritmo nel prossimo confronto contro il Teramo, che sarà decisivo per la classifica.